Ciao Enrico. Ah, qui devo levare, se non viene un doppio audio. Ciao Alessandra. Allora, io intanto metto la prima immagine. Allora, questo lavoro è della persona che in realtà mi ha dato l'idea, quindi mi sembra giusto vedere i suoi lavori per primi. Ciao Neil, e vi posto anche il suo Instagram. Lei è Azzurra Watercolor Art, così potete andare a vedere quello che fa. Come potete vedere, niente male, è molto brava. Fa soprattutto animali. E mi ha chiesto quindi un parere su un paio di suoi lavori. Ah, mi ha aggiunto una nuova foto, ma sempre così appresa in giro o seriamente? Oh, ok, una cosa seria. Ecco, già. Peccato che è sfocatissima. No, ma è il mio screenshot. Vabbè, io non ci parlo più con te, Enrico, eh. Allora, parliamo di questo lavoro di Azzurra. Fatemi aprire l'immagine pure a me, bella grande, così la vedo bene. Allora, intanto un lavoro molto ben fatto e molto dettagliato, quindi molto brava. E la cosa che mi salta più all'occhio è che tutti questi dettagli della pelle sono molto precisi e ben fatti, però è come se fossero creati su una base ancora un po' troppo piatta. Ci sono delle ombre, però secondo me dovrebbero essere intensificate, soprattutto diciamo, nell'area del collo o nella coda. Avrei messo qualche ombra in più. In realtà si può fare ancora, cioè non è necessario che le ombre vengano messe prima dei dettagli in superficie, perché comunque sono strati trasparenti, quindi si può fare benissimo. Ciao Greta! E un'altra cosa che secondo me potrebbe migliorare, ha anche le ombre nell'occhio. Cioè, l'occhio lo vedo un po' piatto pure quello. E poi non mi contrasta tanto con lo sfondo. Quindi sì. Se noi questa immagine, allora vediamo se riesco a farlo, voglio farvi vedere questa immagine perché molti lavori hanno questo problema, in bianco e nero. Vediamo se lo posso fare al volo proprio. Sì, no, aspetta, se io faccio la, no, color, ecco, sì, lo posso fare. Allora, datemi un secondo, salvo una copia. Salva una copia qui, B. E adesso ve la metto. Allora, questa stessa immagine in bianco e nero, vedete che gli manca un contrasto, secondo me, mentre nell'area di sotto c'è, nella parte superiore manca un po'. Voi che ne pensate? Però non soltanto è un problema di toni in realtà, perché quasi funziona meglio in bianco e nero. Ora che faccio questo passaggio avanti e indietro, mi pare che forse il colore della pelle, che si ripete anche sul colore dello sfondo, faccia perdere qualche cosa. Queste paio di cose mi vengono in mente. Questo paio di cose.
Sì, qualche ombra in più sul corpo e forse da rivedere lo sfondo. Si potrebbe anche mettere uno strato più scuro, anche se si andrebbe a perdere un po' la luce in alto a sinistra. Però acquisterebbe un po' più di tridimensionalità. Mentre un altro, dove siete? Eccovi. Un altro suo lavoro che mi ha mandato. Questo intanto lo leviamo. Questo. Allora, qui c'è anche una scelta stilistica, quindi è un po' difficile fare una critica quando è evidente che non si sta cercando di fare realismo puro, no? Ci sono comunque gli elementi del volto che sono stilizzati in un certo modo. L'obiettivo di questo qual era? In effetti sì, bisognerebbe capire qual è l'obiettivo, però io quello che posso intuire è che gli elementi del volto un po' distorti, quella può essere una scelta, quindi su quella non dico niente, ovviamente, no? Gli occhi più grandi, proporzioni leggermente diverse, però ci sono altri caratteri che mi fanno pensare a una resa comunque realistica. Per esempio, ci sono quelle luci e ombre sul naso e sulle guance che indicano che si sta cercando di ottenere comunque un po' una tridimensionalità, no? Ciao Irene. E quindi, siccome c'è questo, non c'è la volontà di fare qualcosa di completamente piatto e grafico, quello che mi viene in mente è che a questo punto andrebbero aggiunte delle ombre sotto le mani. Cioè anche sì, le mani e le braccia sono quasi solo un colore, quindi si potrebbe aggiungere qualche ombra in più. Sotto al mento, quindi per creare un volto anche leggermente più rotondo. Sotto al mento e anche nell'arcata sopraccigliare qualcosa, qualche ombra lì. Poi bisogna vedere anche qual era la reference, se la reference era un altro dipinto o una foto. Quindi anche questo è importante. Infatti, grazie per avermi mandato le immagini di riferimento. Molti di voi mi hanno mandato anche le immagini di riferimento. Comunque, mi piace un sacco, ha un bell'impatto. Mi piace molto la palette, anche con i capelli così neri arancioni. E gli occhi, anche qui, a parte la grandezza che va bene. Se appunto si vuole stilizzare un po', però quelle ciglia mi sembrano un pochino troppo dritte, quindi anche se si vuole creare un'illustrazione, però le ciglia così dritte secondo me sono un po'... non funzionano tanto bene. Sì, sono molto dritte. Faccio vedere. Questo lo... Il problema delle ciglia molto spesso è che vengono fatte molto molto dritte così, no? E ne vengono fatte tante. Invece dovreste cercare di curvarle, quindi creare come delle piccole curvette. E poi quando fate le ciglia non sono 25.000, cioè non c'è bisogno, e di solito si raggruppano un po', quindi meno ciglia, un po' più raggruppate e soprattutto molto curve, molto più curve rispetto a farle proprio dritte. Ciao Sara, ma molto meglio, in realtà mi sono svegliata che mi sentivo cioè un po' delusa dal fatto che non mi fosse passato del tutto questo torcicollo, però col passare del tempo della giornata è andata sempre meglio. Quindi questo sulle ciglia, ecco, direi che è un consiglio che posso dare. Anche le ciglia di sotto sono molto, anche queste dritte e molto separate. Sarebbe meglio creare prima magari non con il nero, ecco, anche questo è importante, senza dare uno stacco troppo esagerato, perché il nero stacca veramente tanto, magari con un colore prima terra, insomma, un marrone chiaro. Creare la fascia delle ciglia tutte insieme e poi magari qualcuna che spunta già
ci può stare. Perché altrimenti risultano un po' troppo artificiose, secondo me. Cos'altro dire? Ciao Manutella. Niente, queste un po' sono le mie riflessioni. Senza immagine di riferimento e senza capire l'obiettivo preciso, mi fermerei qua, perché appunto non so quali aspetti sono voluti e quali sono invece casuali. Passiamo al prossimo, vediamo che altre immagini mi avete mandato. Allora, questo era interessante. Irene, ci sei? Mi sa di sì. Sei l'Irene che mi ha mandato le immagini? Questo lo mettiamo qua, pure se copre la chat. Fare un po' più piccolo, voglio mettere vicino anche le immagini di riferimento che mi hai mandato. Ok, sei tu, perfetto. Così se ho delle immagini, sì, se ho delle immagini, se ho delle domande mi puoi rispondere direttamente. Metto un po' alla stessa grandezza. Vuoi dei consigli anche sul disegno, proprio sull'anatomia o più in generale sull'acquerello? Allora me li apro anch'io. Ok, allora, intanto tu mi avevi chiesto anche la questione dei capelli, che fosse per te non li faresti, li faresti tutte belle pelate. E, partendo dall'elemento capelli, quello che è noto è che c'è proprio una nettissima demarcazione tra dove finisce il volto e dove iniziano i capelli. E quindi quello che potresti fare è sfumare un po', cioè a me piace in realtà, mi piace perché è uno stile che non lo so, funziona, è molto d'impatto, però sì, potrebbe fare un po' l'effetto parrucca. Se non si vuole l'effetto parrucca bisogna creare un pochino o appunto la sfumatura oppure dei trattini, dei tratti leggeri. Chissà se c'ho qualcosa di già fatto. L'attaccatura dei capelli, quindi lavorarla un po'. Vediamo se ho qualcosa come esempio. No, perché poi non è che sono molto realistica con i miei lavori. C'è tutto un sfumato. Comunque, creare meno contrasto, che sia una sfumatura o che sia. Bah, forse una cosa del genere, vediamo. Cioè, anche qui è abbastanza netto, però ci sono dei punti in cui vedi che è più sfumato e quindi c'è uno stacco minore, e altri punti dove non c'è l'attaccatura dei capelli, tipo la frangetta. Mamma mia, come si sta cambiando il bianciamento del bianco, sta diventando rosa, vabbè. E qui che nella frangetta invece c'è uno stacco deciso, quindi fare un po' questa variazione nell'attaccatura, sfumare. Quando invece sono capelli sovrapposti al volto, lo fai netto, così fai anche questa differenza e rendi anche questa differenza qua. Sì, non ho roba più realistica per fare altri esempi. Vabbè. Spero che si sia capito il concetto. Devo provare per evitare l'effetto parrucca, sì. E poi sto guardando, sto ragionando. Allora, la palette mi piace un sacco, molto bella, mi piace un sacco la sfumatura. E anche che la parte di sopra è tutta bella definita e la parte di sotto è evanescente, questo mi piace un sacco. Per quanto riguarda il disegno, la struttura, l'anatomia, sembra un pochino invecchiata, forse,
Vediamo perché. Il volto in generale è un po' più stretto rispetto a... Il volto dell'immagine di riferimento è molto quadrato, no? Anche per la posa in cui sta con il volto reclinato leggermente verso l'alto, quando è così la parte del mento si appiattisce un sacco. Quindi invece di avere l'ovale a cui siamo abituati nella visione frontale, ogni volta che la testa si alza, qui si appiattisce. Quindi un po' l'hai fatto. Però ancora di più, e sai cosa ti aiuta? Peccato che non potete vedere il mio mouse. Comunque, nell'immagine di riferimento, sotto al mento c'è anche una striscetta chiara, la vedete? Quindi c'è mento, striscetta chiara e poi il collo. Quella striscetta lì è importantissima perché indica che noi stiamo vedendo questa parte qua, che normalmente non si vede. Quindi mostrare quella. Dà un sacco di prospettiva al volto, quindi quello è un elemento importante, lo potresti ancora fare in realtà, cioè non so se ti va di metterci le mani sul lavoro finito, però si potrebbe ancora aggiungere una leggera ombra che lascia comunque un pochino più chiaro questa parte qua, in modo tale da dare questa impressione che appunto si vede sotto, come si chiama questo? Sotto al mento. Ok. Poi ci sono alcune ombre che secondo me sono un po' troppo marcate e invecchiano un po', che potrebbero essere quest'ombra qui, che è molto scura, quindi al lato del naso, e soprattutto le ombre che stanno tra le guance e sotto al naso. Queste ombre vanno solo accennate perché fanno subito l'effetto vecchio. Tu non hai fatto la riga come molti fanno, ovviamente hai fatto una sfumatura, però comunque leggermente troppo. E anche, beh, l'immagine di riferimento ha delle ombre belle marcate, quindi non è facile. Però sì, risultano un po' eccessive. La griglia fa mano libera, mano libera. Ok. Un'altra cosa che puoi fare è, non so, appunto, se lavori in mano libera, ti crei delle linee di costruzione, perché per esempio quando il volto è così reclinato, ti fai la riga in mezzo che attraversa il volto, quindi in maniera verticale, e poi ti fai delle linee orizzontali, anzi inclinate in questo caso, che però collegano delle parti simmetriche del volto, quindi magari questo angolo della mascella con quest'altro angolo della mascella, ti fai una riga e è più facile allinearle. Perché qui mi sembra che la tua, la parte che noi vediamo a destra della mascella, risulti un pochino bassa e anche un pochino troppo spigolosa. Quello è uno spigolo che cambia un pochino la forma del volto. Sì. Va bene, più o meno questo. Che ti volevo dire, l'ultima cosa forse sugli occhi. Gli occhi. Intanto, attenta a usare dei toni troppo neri per fare, troppo mischiati magari per fare le ombre, perché sulle palpebre secondo me ci sono dei toni un pochino troppo neutri e la palpebra è andata a diminuire, quindi è molto sottile. Lei ha degli occhi molto grandi già dalla foto di riferimento, quindi, e anche leggermente, ecco, leggermente più distanziati, quindi anche solo più distanziati perché tu gliel'hai fatti comunque belli grandi. Però mancano, sai cosa? Quelle lineette dei lati degli occhi, perché finisce l'occhio, finisce il bianco dell'occhio, però nella foto di riferimento vedi che ci sono ancora due lineette, non so se sono le ciglia. Sì, sono le ciglia, ma anche una parte di pelle e anche sopra la palpebra continua un po'. Quindi l'occhio l'hai fatto della dimensione giusta, però mancano questi altri segni che fanno ingrandire un po' tutta l'area occupata dall'occhio e anche dall'altra parte. Quindi spero di essermi spiegata. Comunque un'immagine molto difficile ti sei scelta, sai perché?
È inclinata, guarda leggermente in alto e c'ha ste ombre marcate. Poi ha anche una fisionomia particolare, quindi per niente un lavoro, un'immagine facile. Vampicciona, si può vedere in bianco e nero, sembra molto proporzionato rispetto alla reference, ma il colore fa la differenza. Sì, lo possiamo fare. Ho visto che ci vuole poco. Però si vede, cioè, sicuramente somiglia molto. Ci sono quelle cosette. Ah, con vabbè, qui si vede che le sopracciglia sono scurite molto, però può essere una scelta per farle magari come i capelli, tu gliele hai fatti più scuri, quindi quello è relativo. Però sì, si vede, questo non ci avrei fatto caso senza mettere l'immagine in bianco e nero, che appunto le sopracciglia sono molto scure e forse danno un aspetto meno dolce. Ciao Sara! È più difficile far aggiungere il colore a fantasia su una base di riferimento bianco e nero. Aspetta, quale zona? Sì, sicuramente è più difficile, infatti te la sei cavata benissimo con i colori, secondo me. Senza averli di riferimento. Va bene, allora. Passiamo alla prossima. Allora, io direi, visto che sei qui, vediamo quello di Creta. Quindi questo è disegno, non è acquerello. Anzi, mettiamo qua. Questa metti di più, non si può fare, vabbè. E la foto che è questa. Allora, mettiamo più o meno la stessa grandezza. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è uno sketch non realistico, ma stile disegno povero. Allora, aspetta che recupero i messaggi, sennò. Ah, quella dove ci sono le ciglia. Ah, ok. Come mai mi è uscita la Jolie? Allora, questo è interessante. Io ho una risposta, però devo mettere un po' di luce in più perché mi sta dando fastidio questo buio qua. Allora, ti è venuta la Jolie perché hai cambiato molto le labbra. Aspetta, levati. Ok. Ciao Maripò. Hai cambiato molto le labbra. Nel tuo disegno, io rimpicciolisco, se no non riesco a tenere tutto più. Ecco, facciamo così, disegno qua sotto. Voi vedete questo. Ok. Allora, nell'immagine di riferimento le labbra hanno una certa forma. Nella tua immagine hanno una forma diversa e per come le hai fatte sembrano gonfiate, cioè sembrano proprio più carnose, perché sono fatte, cioè qui c'è la linea tra le labbra e poi sono così, ok? Più o meno. Nell'immagine di riferimento, un modo che può essere utile, per costruire le labbra è fare anche quello che non si vede. Quindi c'è una forma, questa parte qui, che è molto scura nella foto di riferimento, che qui non c'è. Quindi qui avresti dovuto allungare, capito? Mettere un pezzetto in più, che
che è in ombra, però c'è e cambia tutto perché qui. Boh, vabbè, gliel'ho fatte giganti anch'io, però come forma. Può essere utile fare anche una linea in mezzo che attraversa le labbra, così ti rendi conto di dov'è la linea di simmetria che a tre quarti così è girata, no? Quindi c'è una forma diversa e una forma del genere vuol dire che questo è molto, tutto molto ciccione, mentre questa è come se avesse queste linee che indicano che è un piano un po' più piatto rispetto a un piano più tondeggiante. Sì, le linee le avevo fatte, ok. Quindi niente, questo è. Manca questo pezzetto qua, questo qui che poi è scuro, è in ombra, e quindi le labbra risultano diverse. Questa è la cosa più grossa, diciamo. Per il resto. Un'altra cosa che ho visto subito è che lo spazio dato al volto tu l'hai molto stretto, quindi lo spazio tra la fine del volto e la linea dei capelli è più stretto nel tuo, quindi anche il volto, cioè hai avuto meno spazio per inserire tutti gli elementi del volto, quindi lo spazio tra il naso e l'occhio che noi vediamo a destra, è un po' troppo contratto. Sì. E quindi gli occhi risultano più vicini tra di loro. In generale sembra un volto meno tipicamente asiatico perché in generale è una fisionomia che ha degli occhi leggermente più distanti, tutto molto armonioso come proporzioni, mentre il tuo disegno ha come una fisionomia più forte. Anche il naso non riuscivo e la guancia dietro. Ok, il naso l'hai accorciato parecchio. Il fatto che hai accorciato il naso ha anche aumentato lo spazio tra naso e bocca e quindi anche tu hai leggermente invecchiato la ragazza, perché la distanza naso e bocca è importantissima per indicare l'età, perché più si va avanti con l'età più questa distanza aumenta. Quindi, essendo il naso corto, diciamo sì, più corto, e aumentando questa distanza avresti potuto, lasciando le labbra lì dove sono, calare leggermente il naso e avresti attenuato questa distanza qua. Sì, poveretta. Era tutta strana. Però in effetti la parte dietro non l'ho mantenuta. Ah, ok. Quindi l'avevi fatto, ma poi l'hai cancellato. Sembra fatta col Botox. Un'altra cosa è che le sopracciglia sono troppo attaccate agli occhi e la fronte è più alta nel tuo. Quindi, sempre per la rotazione del volto, perché è un volto visto leggermente da sotto. Sì, non si vede benissimo perché l'area sotto al mento è tutta buia, no? Non si vede, vediamo se ingrandisco l'immagine, se si vede o meno. Perché quello era un indicatore di come è inclinato il volto, però qui non si vede perché è tutto in ombra. Le immagini te le possiamo inviare su Instagram? Sì. Altro problema con la palpebra orientale, non riesco mai a rispettare le altezze e tendo a schiacciare. Sì, anche qui mi sembra che infatti è diventata troppo sottile la palpebra. Allora, vediamo un po'. Se riesco, allora intanto un'area dove posso disegnare da qui a qui, ok. Perché questo è un taglio dell'occhio particolare e nel tuo disegno, dove sta? Ho mille immagini sullo schermo. Sì, cioè l'occhio lo dovresti rivedere perché sembra un occhio quasi visto di fronte. Mentre un occhio visto così di lato
Allora, l'iride l'hai fatto bene, però ecco la parte, no, pure la parte bianca l'hai fatta giusta. È proprio la palpebra, perché come taglio ci sta, forse un po' più di scuro andrebbe fatto qui, questo punto. E questo gli dà una forma, ma soprattutto la palpebra, in effetti, che l'hai schiacciata un po' troppo. Qui è abbastanza ampia all'altezza dell'iride e poi si rimpicciolisce, no? E anche il taglio dell'occhio di sotto. Il tuo è un pochino troppo piatto, troppo orizzontale, mentre gli dovresti dare un'inclinazione un po' più inclinata, insomma, meno orizzontale. Quindi un occhio un po' più così. E la pupilla, vabbè, l'hai forse rimpicciolita un po', ma non lo so perché qua è tutta ombra, in effetti. È bello quando l'ombra si confonde con la pupilla, quindi ci può stare che non c'è una definizione netta. Quella di sotto è un macello. È solo una piccola inclinazione comunque. Ciao Tati! Quindi questa è un'altra cosa riguardo l'occhio. Anzi, pure di più, ora che lo vedo da lontano, pure più tagliato. Dopodiché c'ha l'ombra, c'ha il mento un pochino troppo pronunciato, quindi anche questo lo potresti correggere perché sotto è tutto in ombra, facendogli iniziare l'ombra un po' più su, quindi lasciando meno spazio tra la fine della bocca e il mento, un'ombra bella tagliente, non è molto tonda, che gli va quindi anche a diminuire un po' la grandezza del mento, perché è leggermente troppo, mi pare. E anche leggermente troppo sporgente. Se ci fai caso, poi il labbro superiore è più sporgente rispetto al labbro inferiore, mentre nel tuo il labbro inferiore spunta, no? Spunta un po' troppo dal volto. Che matite consigli? Allora, io mi trovo molto bene con quelle della Faber-Castell, quelle verdi, queste qua. Levo una cosa, se no. No, questo. Queste qua mi piacciono. Le Faber-Castell 9000 come serie. Non, cioè, niente di che, però mi ci trovo bene. Era rimasta una dose di Botox. Ciao, ma sei brava, ma come su YouTube, acquerello e ora disegno? Beh, dai, no, non devo fare sempre la stessa cosa. Comunque, questo non, è un, diciamo, un video un po' diverso sulla feedback sui lavori altrui. Quindi, basta poco per cambiare completamente i connotati. Assolutamente sì, tantissimo. La matita che stai usando è Lumograph. Allora, io stavo usando, adesso, quella che stavo usando che c'avevo in mano, sì, era questa Mars Lumograph, però preferisco queste. Non so perché comunque sono buone anche queste qua. Che stavo pensando? Ah sì, il mento. Sì, il mento un po' più sfilato. Ah no, un'altra cosa. Il mento leggermente indietro. Fai caso che proprio all'esterno la guancia. Se tu la fai continuare anche laddove non la vedi perché le labbra la coprono. Poi a un certo punto si ricongiunge con il mento e la guancia è più sporgente del mento. Quindi è utile fare sempre dei riferimenti con quello che già si è disegnato e ovviamente sempre guardando la foto e dire cosa va più all'esterno e lì ti rendi conto di cosa devi spostare. Anche l'occhio, quello molto coperto, in realtà è più arretrato, dovrebbe essere ancora più nascosto. Quindi ti può essere utile fare proprio una serie di linee verticali e vedere se qua, vabbè, adesso, se qua c'è la guancia della cosa più sporgente, l'occhio deve essere per forza dietro e l'occhio a livello di
di altezza. Cosa coincide? Coincide con la bocca? Insomma, farti una serie di punti di riferimento basato sulle verticali. Non so se lo fai mai, se può essere una cosa che aiuta. Questo è quanto. Sì, va bene. Lo devo fare per forza perché sono astigmatica e vedo distorto. Allora ancora di più perché le linee, poi io faccio sempre usare le linee verticali e orizzontali perché almeno sono dei riferimenti che tutti conosciamo, che tutti abbiamo interiorizzato, no? Quindi quelli aiutano sempre. Comunque sì, i volti. I volti ruotati che si alzano, si abbassano, tre quarti, sono molto complicati, soprattutto perché quando sono ruotati non si vede tutto, no? E quindi è difficilissimo ricostruire la parte che non si vede. Quella fa parte delle difficoltà dei volti di tre quarti. Allora, Bruno mi aveva chiesto, non so se c'è in chat, di dare un'occhiata a questo che. Come se lo riconosci, chi c'era all'altra live forse lo riconoscerà perché è l'acquerello che abbiamo fatto in diretta. Quando tocca a me, tornate all'asilo, ma non è vero. Ma il naso, una dritta per farlo realistico, ma il tuo non della Vale, ok? Aspetta, cosa intendi? Una dritta per farlo realistico, ma il tuo non della Vale. Chi è la Vale? E vabbè, intanto vedo questo. Allora, intanto mi sembra veramente un buon lavoro. Mi piace anche questo tipo di rosso che c'è, che è più freddo rispetto a, meno aranciato rispetto a quello che avevo usato io, ma ci sta molto bene. Ci sta molto bene anche con gli altri colori, però i capelli hanno tutti un po' lo stesso tono, quindi manca un pochino l'effetto di lasciare più chiara la parte dove c'è la luce e scurire di solito nelle estremità, quindi la parte molto attaccata alla testa e la parte in fondo. E questa è una piccola cosa. La parte del sopcciglio e sotto l'occhio. Allora, non so se è una scelta appunto di farlo così giallino, però non mi convince tanto. Però se è una scelta tua, cioè io commento quello che mi viene, no? Spontaneo dire. Però laddove sono scelte consapevoli e di stile, cioè fatevele entrare da un orecchio e che esca dall'altro, perché io non posso mettere bocca sulle scelte stilistiche. Io dico quello che rispetto alla mia sensibilità artistica e rispetto a, diciamo, alcune regole che sono delle regole per il disegno magari realistico, no? Quindi questo non mi convince tanto. Il fatto che la parte delle ciglia sia così definita anche, cioè, secondo me andrebbe sfumato leggermente la coda dell'occhio. L'angolo esterno dell'occhio andrebbe sfumato un pochino. La mano è un po' piccolina come proporzioni, sembra un po' troppo piccola. E il vestito l'hai fatto molto su asciutto, magari non come primo strato, ma si è andato un pochino a perdere quell'effetto di trasparenza con lo strato di sotto, quello più verdino. Che altro dire? Si vedono un po' troppe pennellate nello sfondo. Poi mo vado a vedere il mio perché non me lo ricordo. Magari hai copiato me e io ho fatto un errore, capito? Dobbiamo vedere un attimo. Sì, un pochino troppe pennellate della parte più scura dello sfondo, ma in generale, secondo me lo sfondo funziona meglio se è un po' più soffuso perché distrae e non è un elemento interessante, è molto più interessante il soggetto. Quindi secondo me sarebbe meglio sfumarlo un po' di più. Cerca di lavorare un po' più sul bagnato, ecco, in generale vedo un po' una resistenza a lavorare sul bagnato. E smarmella un po' di più, tipo anche la linea dei capelli.
se stavi appunto un po' seguendo me, cerca di sfumarla di più. Se invece ti piace così netta, va benissimo. Ciao Fra. Stai in pieno ritratti, Greta? Forse intende Valeria. Sì, ma Valeria chi? Vale su tela? Con questo ciel nuovo pare che stai di fianco a me. Meno male. Allora la fatica ha ripagato. Ah, ok. E guarda, io non so. Non so come l'ha spiegato lei. Ti posso dire come lo farei io. Come secondo me va fatto il naso. Io ormai ho il terrore di lavorare sul bagnato. Perché? Ok, questo disegno lo levo perché il resto non avrei altro da dire. Mi piace un sacco la palette. Molto molto ben fatta, anche con le modifiche che hai fatto rispetto al mio. Allora, riprendiamo un attimo la foto della ragazza di prima, perché qui questo naso è proprio bello, secondo me. Quindi vale la pena vedere un attimo. Adesso non perdere tantissimo tempo a dire come disegnare il naso in generale, però questo è un naso interessante proprio perché lo vediamo leggermente da sotto, si vede benissimo la base del naso. Allora, come costruisco io il naso? Il naso è intanto la costruzione per solidi, forse anche quello a cui ti riferivi, come l'ha spiegato lei, anch'io mi baso su quella perché è secondo me il metodo migliore, cioè non perché lo faccio io, ma perché lo vedo anche in un sacco di altre persone. Quindi io partirei proprio dalla base del naso, molto squadrata, molto semplificata. Poi senza alcun dettaglio. Quindi partendo da una cosa del genere, poi si va a vedere, ok, com'è, però qui c'è una curvetta. E una volta che uno ha definito una specie di solido, può andare a vedere quali sono tutte le piccole differenze. Qua c'è una sporgenza, qui rientra di più così, il posto della narice. E questa divisione ti fa anche rendere conto di dove vanno messe, per esempio, le luci. Quindi qua c'è una bellissima luce che rende proprio bene il distacco tra un piano e l'altro. Quindi, tra questo piano qua e quest'altro, vabbè, adesso non lo posso fare perché ci vorrebbe troppo tempo, però c'è una luce che indica molto bene questo distacco. Poi vai a vedere com'è fatto l'esterno della narice. Però è tutto un costruire su quella cosa di base iniziale, che se uno non ha chiaro è tutto più difficile. Poi, essendo che lo vediamo da sotto, si vede un po' di più la parte scura. Qui non è così a punta, comunque, ok, più o meno. Adesso non voglio starci troppo tempo, però il discorso è anche io parto dal solido. Ma qui è tre quarti, ma frontale non è semplice. Frontale è un po' più difficile, sì. Se capita una foto, magari lo vediamo anche frontale. Allora, un attimo che recupero i messaggi. Già mi hai corretto, Sciami? No, ancora no. Ma infatti era bellissima sta tizia, sì. Il naso è bello, ma non è facile da eseguire, è vero. Sì, abbiamo una tecnica simile, un approccio, secondo me, un approccio simile. È un approccio che aiuta tanto a disegnare in maniera realistica. Ciao Gre, sono riuscita ad arrivare ora. La foto la puoi salvare in Pinterest? Sì, però non adesso, sennò troppe cose. Beh, oddio, proprio preciso no. Ciao Dedelit, grazie.
Allora, che cosa volevo fare? Di che stavo parlando prima del naso? Di un altro dipinto che abbiamo finito. Beh, visto che c'è Francesca, io prendo il suo, che anche era interessante. Dov'è? Eccolo. La ballerina. Allora, intanto se vuoi, visto che ci sei, mi dici cosa non ti piace? E poi ti dico cosa secondo me non funziona. Non dire tutto. No. Allora. Intanto è bellissima la luce che c'è sulle gambe. Quindi se proprio ti fa schifo questo dipinto, puoi fare una cosa, taglia la parte inferiore della gonna, cioè del tutù, quello che è, e le gambe, perché sono bellissime. E anche il mio approccio, come ho insegnato anni fa, e sono vecchio. Quindi la luce che c'è sulle gambe, su quel piede in luce, è bellissima. E anche la gamba scura, fighissimo. E la parte dell'incarnato superiore invece c'ha qualche problemino, ma c'ha qualche problemino perché hai fatto sulla schiena le ombre con un terra più dolce e sul braccio sinistro delle ombre troppo marcate secondo me, con un colore che è tipo quello dei capelli, quindi troppo, sì, troppo contrasto. E poi ci sono delle ombre che non si capisce bene a cosa appartengano, quindi del gomito penso che sia. Questa è pure una posa super in scorcio con il braccio che probabilmente non si vede, cioè dal gomito in poi non si vedeva nulla, cioè era stato tutto completamente in prospettiva. Quindi quello sì, c'è qualcosa a livello del braccio che non va. Probabilmente anche il braccio destro mi sembra un po' piccolino, però anche lì può essere un effetto dello scorcio. Oppure, questo non lo so, anche rispetto alla tua foto di riferimento, forse la testa che è grande, perché mi sembra che c'è proprio tanto tanto spazio tra l'occhio e la testa, e proprio la sommità della testa. Mi sembra uno spazio esagerato, quindi forse hai ingrandito un pochino troppo la testa e il collo anche molto molto lungo. Allora, tecnicamente lei dovrebbe vedersi la punta. Dovrebbe vedersi la punta. E la testa dovrebbe essere leggermente inclinata indietro. Ah, ho capito. Ok, facilissimo, insomma. Però se è leggermente inclinata indietro, aveva comunque il collo così lungo? Perché così sembra che non è inclinata la testa, è solo girata. Quindi quello che trae in inganno. Secondo me il collo è importante perché fa capire quanto è girata la testa. Sì, comunque la posa, delirio. Questo è un po' per il disegno. Per i colori mi piacciono molto, non sono sicura sullo sfondo. Questo però è una cosa molto personale, secondo me quel viola della parte alta, non ce l'ho con i viola, giuro, non è cattiveria contro i viola, però mi distrae un po'. Sembra come se non sapessi bene che colore fare e ti è uscito quello. L'unica cosa che mi piace. No, è bellissimo, però c'è quel viola soltanto nella parte sopra che rende un po' meno armonioso. Cioè, se avessi usato lo stesso colore di sotto, quel grigio viola, secondo me sarebbe stato meglio. Però anche questa è una scelta. È una scelta tua, quindi, cioè, le preferenze sui colori sono soggettive, non c'è giusto e sbagliato. Hai scelto una posa che manderebbe in crisi anche il più paziente dei disegnatori. Eh sì. No, no, ci tengo a precisare che ho seguito la classe di Anna Ivanova, artista russa. Correggi il mio bruttissimo ritratto ricevuto. Ok, sarà il prossimo. Quindi, guarda, la cosa. L'elemento che distrae di più sono le ombre scure della schiena e del braccio. Se
se tu copri quelle, fate questo esperimento per vedere cosa c'è che non va. Se copri quello, funziona tutto molto molto meglio. La posa del collo, lì il collo, cioè è un problema anatomico da qualche parte e basta. Mi piace un sacco come iriso i capelli, perché sono semplici, non ci sono troppi dettagli, ma funzionano molto bene come volumi. Mi piace un sacco che il volto è in ombra e che non ci sono dettagli. E vabbè, le gambe sono stupende. Quindi questo è il mio feedback. Ho avuto tantissima difficoltà a tenere la carta bagnata, ma era, ok. Non l'ho mai coperto. Anche il tessuto è reso bene, sì, è vero, perché dà quell'impressione di svolazzante, di leggero. È un bagnato su bagnato quasi tutto? Wow. Lo consigli comunque quel corso? Tanto vado a prendere quello di Tati. Sì, ma pure con le scritte sopra. Dai, non ce l'hai una foto? Vabbè, dai, ok. Però faccio prima Alessandra perché mi ha mandato 18.000 e ora che ci penso, quindi, e tu sei l'ultima arrivata, quindi dopo. Allora, di Alessandra, che volevo prendere? Quello della conchiglia, c'hai l'immagine di riferimento per caso? Intanto volevo prendere questo, patate, perché in realtà è molto semplice e veloce la critica. Cioè, queste patate sembrano viste dall'alto, mentre la ciotola sembra vista dal basso. Quindi, nella foto che io avevo usato e che penso tu abbia visto, o non so se hai copiato dal dipinto o dalla foto, ma forse dalla foto perché credo di averlo inserito nel tutorial. E non si vede il fondo, non si vede il fondo del contenitore. E poi queste patate sono tutte molto visibili, quasi nella loro integrità, e molto schiacciate. Quindi è come se. Allora, questa cosa è interessante. Quando non vediamo quello che c'è dietro, il nostro cervello non è tanto contento. E è il motivo per cui ingrandiamo ogni volta che il volto è di tre quarti, tipo così come sto io adesso, no? Questa fascia qua non si vede bene e automaticamente il cervello ce la vuole far vedere più grande. E quindi fateci caso, nei tre quarti c'è tantissima difficoltà a fare questa parte che si vede poco della misura giusta, si ingrandisce sempre, oppure in tutti gli oggetti in prospettiva. Quindi questa ciotola, no? Fai una cosa, allora fate una cosa, voi continuatelo l'oggetto. Se questa patata usciva solo così e quindi il cervello non è contento perché qui è coperto, voi fatelo lo stesso. Fate le patate. E fate tutti i segni sovrapposti, dopodiché, una volta che il vostro disegno è finito, andate a cancellare le parti che non servono più. Questo vi facilita un sacco il disegno, perché riuscite a completare la forma, quindi c'è, ok, sto capendo quello che sto disegnando, e poi però, una volta che il disegno è finito, andate a cancellare le linee che non vi servono più. Ok? E poi fai caso, fatti le domande, ma lo vedo veramente il fondo del contenitore? Oppure queste patate sono così schiacciate? Prova. Volevo vedere tuo anche l'aglio, visto che è la stessa serie. Allora ingrandisco un po'. Molto bello, quest'aglio. Brava, in realtà non so che c'è da criticare, fammela vedere bene. Dai, in grande. Questo mi piace un sacco. L'ombra mi sembra un pochino troppo nera, ma hai usato solo questi due? No, di la verità, hai usato anche la tinta neutra? Che problemi abbiamo al cervello, tanti. Mi ha inviato la foto su Instagram, qual è? Ah!
Beh, allora ti ho fatto una critica sbagliata perché io pensavo che tu avessi usato il mio stesso, la mia stessa immagine. Allora, cioè, allora, aspetta, mi dico, è importante capire qual è l'immagine di riferimento, no? No, no, allora l'hai fatta bene, hai sbagliato però la parte spessa della ciotola, quindi se le patate si vedono così, sono comunque un po' troppo allungate, eh? Questo sto vedendo dalla tua foto di riferimento, anche se voi non la vedete. Sono, ok, queste patate che effettivamente si vedono dall'alto, la ciotola si vede, però poi c'è soltanto un bordino piccolo, cioè capito? Non possono coesistere, non può esserci che vedi così tanto il lato del contenitore e anche il fondo, una delle due. Quindi o è così, vedi tanto il lato e niente del fondo, o è così, poca altezza e vedi il fondo, ok? Io mi stavo riferendo invece a un'altra immagine proprio. Invece questi agli, molto carini, la tinta neutra secondo me è un pochino troppo scura, un po' troppo fuori da questa armonia cromatica. Sei stata bravissima a lasciare le luci anche sugli spicchi, proprio le parti chiare. Ah, molto bello. L'unica critica che ti farei è quella del nero. Della tinta neutra, ma molto molto bello. Mi piace anche la macchia che è venuta a sinistra. C'è una delle altre immagini su cui ci tenevi a avere una critica? O se no le vedo dopo, se c'è tempo le vedo dopo. Allora, Tati, con le scritte perché me l'hai mandata così. tu l'hai. Questa era l'immagine di riferimento dove sta? Allora, quell'immagine di riferimento che ho usato nella diretta passata dovrei ritrovarmela da qualche parte su Pinterest, vediamo se la trovo al volo. Eccola, meno male. Che poi non è che a me sia uscita realistica, eh. Salva l'immagine, poi. Cioè, non è uscita la somiglianza perfetta, però vediamo. Quindi non so, forse dovrei confrontarlo col mio disegno o con l'immagine di riferimento. Vabbè, chi se ne importa. Confrontiamo in generale. Però questa è una cattiveria. Tati, perché siamo amiche, ti voglio bene, lo faccio, però altrimenti non mi mandate foto del genere da fare la review con le scritte. Ah, sono contenta che. Con lo screenshot, esatto. Contenta che vi piaccia questo format, lo possiamo fare ogni tanto. Ah, stai correggendo. Sì. Oggi ti perdono. Allora, la cosa che torna di meno a livello anatomico è la bocca. Stavolta hai fatto la bocca, cioè dico stavolta perché di solito si allunga lo spazio naso-bocca, è una tendenza un po' comune. Invece stavolta mi sembra che l'hai appiccicata leggermente troppo ed è troppo storta. Confrontate sempre la linea della bocca, cioè la linea tra le labbra, che inclinazione ha rispetto all'immagine di riferimento e anche può essere utile fare una linea che congiunge i due angoli della bocca. Quindi tu levati un attimo. Quindi potete fare una linea, proprio vedete. Quanto è inclinata quella linea immaginaria che passa tra l'angolo della bocca e l'altro. Nel tuo vedi che l'inclinazione è molto esagerata, è così, e quindi la bocca diventa storta. Perché la forma non è neanche tanto diversa, è un po' più stretta, la sua bocca è un po' più larga, però è soprattutto l'inclinazione che non rispetta le altre inclinazioni che sono sul volto, quindi anche questa. Quando uno disegna un volto e ha la linea, diciamo, di simmetria, poi,
le altre linee che sono storte perché il volto è reclinato, però tra di loro dovrebbero essere parallele, quindi la linea degli occhi, la linea del naso e la linea della bocca dovrebbero essere tra loro parallele. Quindi se tu invece fai la linea tra gli occhi, che ha un'inclinazione giusta secondo me, e la linea della bocca, vedi che hanno delle inclinazioni troppo diverse. Come si rimpicciolisce la chat della visuale che mi copre i disegni? Davvero? Ma, della chat di... Io non c'entro niente, non quelli sullo schermo che ho messo io sullo schermo, per capire, eh. E poi, vediamo che altro dire sul tuo lavoro. La forma del volto. La forma del volto è un po' troppo stretta in basso, mentre il suo volto ha un ovale un po' più schiacciato. Quindi sì, è interessante vedere anche l'inclinazione che si trova qua, questa inclinazione qua. Quindi tra la bocca, c'è la parte esterna che corrisponde alla bocca e finisce al mento, vedere quanto è inclinato. Ma lo spazio tra il naso e la bocca deve essere come il dito? No, non necessariamente, cioè non c'è uno standard. Non ho la mia chat personale, ah ok. Non è uno standard, non deve essere un dito. Certo, il dito può essere un punto di riferimento se vuoi, però dipende da un sacco di fattori. In generale... ho visto che molto spesso, soprattutto chi magari non ha tanta esperienza, ingrandisce la distanza. Poi Tati, un consiglio: non fare così forte, non calcare così tanto il contorno degli occhi, soprattutto esterno, sì, all'esterno. Aspetta, fammi levare questo che non c'ho più spazio su cui disegnare. Tiriamo il foglio, cioè l'occhio, no? Così finisce a punta e con dei segni molto forti. Invece l'occhio, soprattutto se è leggermente di tre quarti, in realtà finisce leggermente tondeggiante e può essere un po' più scura la parte delle ciglia sicuramente, però meglio variare un po' il tratto e non fare proprio dei tratti così calcati ovunque, che sennò è un po' artificiale. Ce l'ho fatta per sbaglio, perfetto. Poi è un po' troppo sulla sinistra la bocca. Allora, gli angoli sempre guardando gli angoli della bocca, sì, c'è quello che noi vediamo a destra, che dovrebbe finire parecchio più a destra, sì. Però invece l'angolo a sinistra sta bene lì, eh? Quindi non dovresti spostarla tutta, dovresti solo allungarla alla parte destra. Poi adesso qui io faccio gesti, ma voi mi vedete, sì, mi vedete specchiata. Vabbè, strappalo e spazzatura, no? No, sennò non le faccio più queste critiche. Allora, vediamo un po' che altro c'era qui. Quindi questo l'ho fatto. Ah, ecco, bello questo di Manuela. Manuela è la stessa Manuela che è qui? Anche se tu non mi hai mandato l'immagine di riferimento, quindi questo è un po' più difficile, perché anche qui non so quanto è scelta, quanto è voluto e quanto no. Ah ok, sei qui, quindi puoi rispondere. Allora, era un effetto che volevi, le occhiaie così marcate? Ah, mi hai mandato l'immagine di riferimento? Allora lo cerco subito, anzi lo cerco da qua. Ah, eccola, ok, allora salviamola. Tutte immagini facili vedo che scegliete, però è normale, cioè, un'immagine bella uno ha voglia di disegnarla. Ok, allora le occhiaie sono troppo estese, troppo grigie e troppo estese.
Se tu le fai un pochino più scure, però magari meno fredde, perché un colore così freddo dà proprio l'idea dell'alone che si forma. Io ce n'ho parecchio. Quindi non è qualcosa che appartiene a una bambina, per esempio. Perciò queste ombre qui vi sconsiglio di farle così fredde, così blu. E poi sì, sono troppo estese. Quelle che sono all'interno, giusto accennate, è meglio accennarle e basta, se no sono esagerate. Anche quest'ombra qui l'hai fatta bene a livello di posizione, però è troppo, c'è un distacco esagerato come tono rispetto alle guance, all'incarnato in generale. Il mento anche finisce molto staccato rispetto allo scuro del fondo e lì ci starebbe bene una sfumatura oppure proprio un'ombra leggera che si vede un po' nella foto. Ah, ok, l'hai fatta a destra, non la vedo un pochino l'ombra del mento qua. Però falla continuare un po', anche se non c'è. Se tu socchiudi gli occhi, vedi che comunque il mento è più chiaro qui e leggermente più scuro sotto. Quindi quell'ombra lì andrebbe fatta per dare il senso che qua c'è un piano che è molto di fronte a noi, però qui comincia a esserci un piano che guarda verso il basso, ok? E quindi questo piano qua, che è diverso da questo, va indicato con una sfumatura leggermente più scura. Io sono contenta se mi corregge così poi miglioro, ok? Meno male. Sono abituata in architettura, davvero strappavo nel foglio, mamma mia. Sì, volevo le occhiaie. Ah, ok, allora. Si possono mandare disegni anche ora? Sì. Ok, allora se volevi le ombre, le occhiaie così, non fare caso a quello che ho detto. Il giallo nei capelli, anche quello è una scelta che non so se mi funziona tanto. Cioè proprio in questa palette vedo molto bene i toni caldi e i toni indaco e anche il verde degli occhi, però il giallo così tra i capelli non mi funziona tanto. Nella parte sopra dell'attaccatura tra capelli e fronte ti conviene sfumare un po', lo stesso discorso che facevamo con il primo disegno. Fai qualche capelletto sfumato però, perché sennò fa un effetto un po' troppo appiccicato. Sì, un'immagine molto potente, ha cioè lo sguardo molto molto forte. Il volto vabbè, è venuto un po' diverso dalla parte bassa del volto, che è molto più larga rispetto alla foto di riferimento, insomma, che è più affusolata, un pochino più affusolata. Mi piace un sacco anche come hai messo la bocca. Grazie per il follow, io ho messo tutte le immagini sopra, vabbè. E mi piace un sacco come hai fatto la bocca. Anche il naso, bella l'ombra che stacca la base del naso con tutto il resto. E hai fatto bene a non rimarcare troppo le ombre intorno al naso invece, perché pure quelle bisogna stare attenti, meglio accennarle soltanto. E invece una cosa che io ci ho messo tanto a capire, ma migliora tanto i disegni, i volti in generale, è fare, io uso la mia faccia oggi perché è più semplice, è fare questa ombra qua. Quindi c'è un'ombra, e anche nella foto di riferimento si vede un pochino, un'ombra proprio a questa altezza qua, ma proprio leggerissima, con lo stesso colore che hai usato magari per le guance, perché aiuta tanto a separare il piano della fronte con il piano, diciamo, degli occhi e dà anche più risalto alla luce che c'è sul ponte del naso. I disegni dove li stai vedendo? Ciao Mago Bello, sono disegni che ho chiesto di mandarmi perché oggi ho voluto fare una cosa diversa, quindi do dei pareri, dei feedback sui disegni che chi vuole mi manda su Instagram soprattutto. Anche qui potremmo provare a vedere bianco e nero. Sì, proviamo. Proviamo. Così mi riposo anche un attimo. Il problema di questo format che
Io la prima volta che ho fatto un corso di acquerello era incluso anche una volta a settimana una live in cui facevo la critica ai disegni dei partecipanti al corso. Per loro era molto interessante, per me anche, però dopo 2 ore di parlare restavo insomma con la bocca asciutta. Allora, salva. Quindi ogni tanto mi devo ricordare di fare una piccola pausa. Beh, perde tantissimo la potenza, in bianco e nero. Quindi la scelta dei colori ci sta. Gli occhi sono molto magnetici. Il rossore alle guance è bellissimo, la bocca così rossa è bellissimo. L'unica cosa che non mi piace sono i punti gialli, ma come dicevo prima, è totalmente soggettivo. Facciamo pausa idratazione se vuoi. Quasi quasi. C'ho pure il bicchiere qua. C'era qualcos'altro che volevi chiedere? Ho scelto di non fare le ciglia. Hai fatto bene, anche perché le ciglia non sono molto importanti. Uno pensa chissà che importanza abbiano, invece in realtà no. È più importante fare le ciglia come insieme e quindi magari scurire tutto quel punto là, però anche nell'immagine di riferimento non è una cosa che salta molto all'occhio e non aiuta sempre il disegno. A me quello che non convince è la forma degli occhi. La forma degli occhi c'ha un po' il problema che dicevo prima, degli occhi che finiscono un po' troppo a punta, mentre osservando l'immagine, allora facciamo una cosa, qui non serve tutto questo, ingrandiamo. Anche qui si può vedere, osservate la parte bianca, quanto finisce in realtà tonda invece che a punta, e quello aiuta molto a restituire una ricostruzione diciamo realistica, quindi quello un po' sì. E gli angoli interni degli occhi mi sembrano un pochino troppo alte, quindi leggermente più bassi gli angoli interni degli occhi. Non sapevo come rappresentare quei capelli sottili biondi nella fronte, che poi che c'entrano quelli là? Cioè, adesso sto vedendo la foto, no? Di riferimento. Sembra una cosa posti, non sembrano capelli suoi. Io, se avessi preso questa immagine, non li avrei fatti. Cioè, quando non capisco qualcosa dell'immagine di riferimento, preferisco non includerlo. Perché non, sì, non potrebbe venire bene. La foto è super photoshoppata. Beh, sì, è tanto contrastata. E quella cosa lì è strana. Sinceramente non la capisco. E hai fatto bene a non farla, secondo me. Palpebra superiore troppo lineare. Sì, è vero. Allora, ok, questo può essere interessante. Allora, facciamo così, pure qua, non ci serve. La palpebra non ha lo stesso spessore ovunque, cioè non è per forza una cosa che parte sottile, continua sottile e finisce sottile. In questo caso è più spessa negli angoli interni, poi si assottiglia perché c'è il peso dell'arcata sopraccigliare, quindi diventa più sottile e poi torna più spesso, più spessa. E quindi questa è una cosa anche fateci caso, non ha sempre lo stesso spessore, neanche tu l'hai fatta ugualmente dello stesso identico spessore, però è un po' troppo simile tra loro. Ok. Meno un quarto, vedi, alla fine pochi disegni, ma c'è tanto da parlare.
non perché ci sia tanto da criticare, ma perché alla fine sono sempre occasioni o spunti per parlare di qualcosa in maniera magari un po' più approfondita che può essere utile. Ah, ecco, Federico Buratti, che è un bravissimo artista, anzi, adesso vi do il suo Instagram, mi ha chiesto di vedere questa immagine. Allora, vediamo un attimo se lo ritrovo perché. Eccolo. Volevo linkarvi il suo Instagram se non lo conoscete. Dove sei? Siete qui. Sì, infatti lui è bravissimo. Infatti, vabbè, vediamo cosa posso dirgli perché. Allora, la cosa che mi viene da pensare guardando questo disegno così mi pare di aver capito una riproduzione dal vivo. Sì, l'ha fatto dal vivo. Quindi, sull'impostazione dici che c'hai da dire? C'ho da dire perché questi due alberi così, esattamente dello stesso spessore e in questa posizione, mi sembrano un po' troppo simmetrici, cioè creano una simmetria che secondo me è un pochino noiosa. Quindi, a quel punto che bisogna fare? O magari spostarsi leggermente per trovare una prospettiva che può essere più interessante, oppure cambiare quello che si sta guardando, per esempio fare magari un tronco un po' più sottile e l'altro più spesso, perché sennò sembrano due colonne. Poi magari invece era proprio questo che l'ha colpito e lo voleva riprodurre così, quindi pure qui tutto relativo. Però a me a guardarlo mi sembra molto statico. È un peccato perché invece c'è quella luce bellissima che viene proprio dal centro, che ecco, mi sembra che, non lo so, viene un po' messa da parte per questa presenza un po' troppo prepotente di questi due tronchi così. Voi che ne pensate? Perché questo non è facile da criticare. Io personalmente qua e là avrei sfumato un po', proprio per magari focalizzare l'attenzione in alcuni punti. Per esempio ai lati avrei magari un po' sfumato, oppure scurito, perché se c'è la luce così forte, tutto il resto dovrebbe fare un effetto un po' silhouette, quindi un effetto un po' più scuro. Non è facile perché appunto non sappiamo che ha visto. Eh sì, un po' quello. Poi comunque, cioè, guardando il suo profilo, c'è anche questo senso di simmetria, di geometria, però negli altri lavori non è per niente, non mi dà per niente un senso di noioso, no? C'è armonia, non è statico. Quindi anche se io sto facendo caso, no, agli altri suoi lavori, c'è una precisione, una geometria, ma non c'è una staticità così. Questa è un po' l'unica cosa che mi verrebbe da dire in realtà. Perché il resto, la palette mi piace molto, è ben armonizzata, i rapporti tra toni chiari, toni medi, toni scuri, pure, niente da dire. Forse l'albero di destra l'avrei fatto ancora più scuro. Sì, diciamo che se si vuole esagerare l'elemento della luce, si può scurire un po' di più per dargli più contrasto. I rami li trovo poco naturali, quelli a terra. Non lo so. Forse anche lì formano una croce un po' troppo precisa. Mi sarebbe piaciuto se i due alberi fossero stati su due piani diversi. Sì, ecco, insomma, qualche elemento che smuove un po' di più. Però ecco, se era proprio così, magari il paesaggio. Ti ho mandato due disegni, ma ho le foto di riferimento. Ok, ma le foto di riferimento anche mi hai mandato? Intanto vedo un attimo. Quindi basta, non saprei cos'altro dire di questo. Allora, volevo vedere un attimo se c'era qualcos'altro che mi hanno mandato prima. Questo che è?
No? Perché ho l'impressione che dovevo parlare di un disegno, ma non mi ricordo più qual era. Vabbè, vediamo i nuovi. Vediamo nella. Io banana, ma tu sei in chat su Twitch? Io ti scrivo anche su Instagram. Ah, ok, non hai le foto di riferimento. Ok, vabbè. Anna dei capelli rossi di Netflix, sì, l'ho riconosciuta. Allora, intanto salvo queste immagini, certo sono piccolissime, quindi si sgraneranno un po', probabilmente. Ah no, sono io che sono stupida. Salviamo questa, salviamo quest'altra. Perché ho l'impressione che mi sono scordata di qualcosa. Vediamo su, forse su Telegram qualcuno mi aveva mandato. Vabbè, non fa niente. Allora, questo è di Greta, l'altra Greta. ti ho mandato la conchiglia. Ah, ok. Stai volontariamente ignorando la mia opera d'arte? Sì, perché hai detto che hai fatto apposta una cosa brutta. Vuoi che io estrapoli ciò che c'è di buono nel tuo lavoro? Enrico, è un altro esercizio che si può fare. Allora, sì, molto molto bello. Adoro la palette e adoro l'incarnato. Quando non sono sicura, nascondo una parte, vedo tutto il resto e poi levo la mano. E effettivamente, quindi quando non siete sicuri di qualcosa, copritelo, guardate un po' il disegno con la mano sopra, che ne so, l'occhio, poi spostate la mano e vedete se effettivamente vi fa strano. E qui, infatti, il problema secondo me sono gli occhi, perché se nascondo gli occhi è stupendo. Gli occhi purtroppo hanno qualche problema di anatomia. E soprattutto l'occhio, il suo sinistro, quindi quello che noi vediamo a destra, perché va troppo verso l'alto. Quindi anche qui, se tu immagini una riga che, anzi una curva in questo caso, che parte dall'angolo dell'occhio, poi esterno, va a finire in quello interno, poi quell'altro interno e quell'altro esterno, no? Cioè, quindi una curva che unisce gli occhi. Vedi che forma c'ha? C'ha una forma proprio curva, invece dovrebbe essere una linea orizzontale o inclinata, ma comunque una linea retta. So già che c'è un occhio storto, sì, infatti quello che. quello un po'. Vabbè, a parte la stortezza dell'occhio, anche qui c'è un po' l'idea che le palpebre sono troppo strette, sia sopra che sotto. Anche la linea. Come si chiama la waterline dell'occhio? Come si chiama in italiano? Anche quella mi sembra troppo troppo sottile. E puoi aggiungere, come dicevamo prima, un pochino di ombra tra gli occhi, una leggera ombra, così non c'è più quel piattume tra fronte e naso. Però per il resto io non ti direi nient'altro. Cioè il naso molto carino, la bocca anche. Dipende anche quante ombre tu vuoi aggiungere. Queste ombre qua del collo sono un pochino troppo marcate, cioè più che altro sono troppo lineari e quindi sembra che ci siano due, cioè questi muscoli, no? Sono troppo sottili e sembra quasi un bassorilievo. Quindi quella, dovrebbero essere delle ombre meno lineari, più estese, più leggere. E anche qui un pochino di ombra. Nella parte proprio sotto, ma poco, cioè una fettuccina, una fettuccia piccola di ombra qua. Basta. Lima, la lima, la rima. Ah, ok, sì, mi sa che si dice rima. Sì,
Sì, e anche sai cosa è importantissima? L'ombra, cioè dipende sempre dalla tua foto di riferimento, o tutto il collo è in ombra, oppure c'è una parte, una zona più scura, proprio subito sotto il mento, cioè proiettato, quindi l'ombra che la testa proietta sul collo, si dovrebbe vedere. Sì, un po' quello, un po' più di ombre se lo vuoi più realistico. Invece quell'altro che mi avevi mandato. Dove sta? Comunque lei l'ho riconosciuta subito quando l'ho vista, che l'hai fatta. Proprio lei, la forma del volto l'hai presa benissimo, con le orecchie così un po' sporgenti. Il problema è che l'ho fatto di fantasia. Ah, beh, allora è molto più difficile. Anche quando lavorate di fantasia, magari un'immagine che non c'entra niente, però giusto per vedere le ombre, può essere utile. Anna, sì. Allora, mi piace un sacco l'uso che hai fatto dell'acquerello qui, i capelli, benissimo. Anche questo tipo di luminosità che c'ha, la luce ai lati è più scuro in centro, è venuto molto bene. Quindi che dirti? Il naso è un pochino disordinato, nel senso che ci sono i punti molto scuri delle narici e poi c'è un distacco molto forte con il resto dei toni intorno. Magari non so se si vedevano così tanto le narici, cioè mi sembrano un po' troppo spesse rispetto alla grandezza totale del naso. E anche la posizione della testa che è un pochino reclinata verso il basso, almeno così sembrerebbe. Quindi quando è così le narici si vedono in realtà molto sottili e può essere utile anche non farle con il nero, farle con un tono scuro ma non nero. Sempre gli occhi hanno qualcosa. L'occhio a sinistra è un po' troppo grande. E comunque sì, dovresti fare degli studi proprio sugli occhi, a parte che te l'ho visti fare, ma questi lavori sono recenti? Comunque molto bello questo qua, non ho tante critiche. C'è qualche aspetto che proprio non ti soddisfa? O era più una cosa in generale? Le narici ho fatto un caos all'ultimo, gli occhi mi sembrano piatti. Gli occhi sono un po' piatti perché sono troppo. Il bianco è troppo bianco. La sclera non è mai bianca. Quindi, e poi le pupille sono tipo, sotto effetti stupefacenti perché c'è anche l'azzurro dell'iride. Però si confonde un pochino troppo, soprattutto nell'occhio a destra, si confonde un pochino troppo. Cioè sembra quasi nero quell'occhio. Come aprire un po' più grande. Questi sono di quasi un anno fa. Forse si vede, eh? Perché mi pare di aver visto degli occhi. Poi non so se mi ricordo. Però sì, cioè l'iride è troppo grande, troppo dilatate, sì. E subito sotto la palpebra, dentro la parte bianca, un pochino di ombra ce la devi mettere, se no è troppo piatto. E poi anche quando, cioè quando pure se fossero degli occhi neri, fagliela un pochino di sfumatura. Cioè nella parte alta di solito l'occhio è più scuro perché c'è l'ombra. Anche se sono degli occhi molto scuri, sotto c'è molto spesso anche l'effetto della luce, quindi un po' più chiaro dovrebbe essere, proprio leggermente, sempre per creare una variazione. E poi adesso che lo vedo molto ingrandito, nella fascia degli occhi si vedono tante pennellate, soprattutto qua. Sotto le sopracciglia si vedono un pochino troppe pennellate, però ti capisco, cioè è difficile fare poche pennellate. Usi un pennello abbastanza grande perché quello aiuta a non perdersi troppo e fare troppe macchioline, perché il risultato poi rischia di essere un po' disordinato. Mentre l'area della fronte, no, che sono poche pennellate, rende benissimo l'idea della luce anche, luce intorno e poi ombra in mezzo. Qui sotto è un pochino troppo. Sì, troppe pennellate piccole, giusto quello.
Ok, no, stavo controllando se c'erano messaggi. La foto della conchiglia me l'hai mandata, Alessandra. Dov'è? Ah, eccola, perfetto. Che proprio bella questa immagine. Invece questo ha un altro disegno, lo sappiamo, però non so quanto reggo ancora. Che la voce comincia a cedere. Comunque, se vi piace tanto questo format, lo posso proporre ogni tanto, magari anche correggere un po' di più proprio in digitale, se riesco, così posso fare delle linee sul disegno, quello può rendere ancora più evidente magari quello che cerco di dire. Quando l'ho fatto usavo pennelli piccoli, ecco, si vede, eh? Si vede proprio quanto lo strumento non aiuti a volte. Allora, sì, volevo riprendere la foto della conchiglia perché è molto bella. Tu quanto è triste quel telefilm comunque? Cioè, quanto è triste la storia, però la serie è proprio pesantina, eh? Qui cancello nel caso mi serva altro spazio. Allora, volevo prendere questa e la... Eccola. Questa foto è bellissima, forse te la potrei anche rubare per fare... per farci un video. Questo. Tutto questo cielo non ci interessa. Ok. Allora, è uscita la stagione 2 di The Witcher. Ancora non ho guardato la prima comunque. Chiamatemi Anna, sì, esatto. Tutta la saga è stupenda, è bella, però preparatevi i fazzoletti. Allora, anche prima di vedere l'immagine di riferimento, quello che mi è venuto da pensare è: con la luce che sta così di fronte a noi, tra l'altro al tramonto, ma comunque con il sole che sta dritto per dritto, si crea l'effetto silhouette. Che cos'è l'effetto silhouette? Ogni cosa che si pone proprio davanti al sole diventa nera, se non nera, molto scura. Quindi l'ombra della conchiglia va bene, anche se è un po' timida, però rende bene l'idea. Però la conchiglia è troppo chiara. E lo so che uno vuole far vedere l'oggetto perché dice il soggetto è quello, però il soggetto in questa foto non è la conchiglia. Secondo voi qual è? Vediamo. Infatti potevo scurire un pochino, sì, perché comunque anche con un tono scuro, anche con una velatura scura sopra i dettagli che tu hai già messo, rende meglio le condizioni di luce. Dai, lanciatevi, qual è il soggetto in questa foto? La luce, sì, esatto, la luce. Quindi sono sicura che ti ha attratto questa foto per la luce, non per la conchiglia. La sabbia. Tutti quei granelli di sabbia, ognuno. A me sta foto fa venire in mente una frittura di calamari, certo. Ma forse è proprio il contrasto. Sì, la luce in generale, il contrasto. Scusa, però mi fa ridere. La riflessa dei... Ah, no. Cioè... Sì, i contrasti. Cioè, quell'ombra della conchiglia con la sabbia dorata e in generale la luce così forte. Ok, anche il mare è troppo chiaro, soprattutto quando si allontana dalla fonte di luce, dovrebbe scurirsi, anche nella foto si vede, no? Le parti più blu del mare le vedi più lontane dal sole, quindi non è tutto uguale quel tono lì del mare, ma va cambiato. Va scurito man mano che ti allontani dal sole e anche la sabbia, quindi hai fatto un po' l'errore di dire vabbè, il mare è di questo colore, lo faccio tutto questo colore, la sabbia è di questo colore, è tutta così. Invece no,
Devi proprio scurire un po' l'effetto vignetta anche, quindi quello andrebbe cambiato. Mantieni il chiaro dove l'hai già messo e scurisci intorno, anche un po' il cielo, leggermente, e vedrai come esce fuori. Anche il sole stesso non si vede tanto perché non c'è abbastanza contrasto, quindi nel cielo potresti mettere un alone più aranciato, più arancione, e lì si vedrebbe più l'effetto proprio di alone. Come l'avresti scurito il guscio, Indaco? Eh sì, è bello freddo quel tono. Quindi sì, è bluastro. Anche l'ombra è molto blu. Persino le musichine di Instagram ci sono sempre le stesse, tutte natalizie. Mi sta cominciando a terminare la voce, quindi vediamo forse un ultimo lavoro, il lavoro di Enrico, io direi. Finiamo con il lavoro di Enrico. Poi i lavori che non ho visto. I lavori che non ho visto li tengo per la prossima volta, oppure vediamo. Non oggi comunque. Però mi sa che sono rimasti pochi lavori fuori. No, vuoi la critica? Adesso te la faccio. Anzi, te la facciamo tutti. Però devi dirci il titolo. Devi dirci il titolo. Vediamo se indovino io prima di leggere quello che scrivi. Il titolo potrebbe essere. Potrebbe essere una specie di apparizione su scala, non so se è una scala, un ponte. Apparizione sul ponte, ecco, questo è il titolo. È un uovo fritto in mezzo al cielo, oddio, è vero. Il titolo è Usa 26 colori a caso. Una ferrovia. Il molo per accedere al paradiso. Anche. Siamo nel West. Uovo fritto. Allora, sai quei titoli tipo peperoni, verdi fritti, eccetera? Facciamo una cosa simile. Potrebbe essere. Apparizione di uovo fritto nella ferrovia. L'occhio dell'uovo. I toni sabbiosi. Quello è il sole al contrario. Allora, intanto avrai usato una carta, secondo me, non d'acquerello, perché è tutta imbarcata. Oppure una carta un po' così. Allora, facciamo una critica positiva. La palette, guarda che poteva andare molto peggio, perché c'è un'armonia di toni caldi e freddi, che non è male. Esiste una foto di riferimento? No, penso che sia nella testa di Enrico. È Arsh? No, non ci credo. Ok, Greta, non lo leggo il tuo commento. È un Arsh maltrattata questa. Vabbè, ok. Facciamo una critica positiva. La cromia non è male. Poi. Sei ispirato dai lavori che magari vedi fare su questo canale, quindi molto sfumati. C'è l'atmosfera. Ah, Arsh da 185, ecco perché si è imbarcata. Le nuvole sono piuttosto evocative, con quei tocchi di grigio interessante. E sembra un sogno, quindi c'ha una sua atmosfera, c'ha un suo perché. E che ci posso fare? Io quando vedo le cose sfumate mi piacciono. Se gli dici di smarmellare, poi loro smarmellano. Infatti, è una qualità per fare un'altra citazione. Mi sono rifiutato di usare la matruda da 300. Beh, giustamente. Però scusa, potevi mandare un disegno vero su cui volevi la critica. Non hai avuto coraggio, eh?
È astratto. Sì, è astratto, infatti. Infatti non si possono fare critiche negative. Se è un astratto, è giusto così. Certo, quell'uovo fritto, mi chiedo quale sia il suo significato. Il suo significato profondo, capito? Dici cosa ti ha ispirato a fare quest'opera? Qui cos'era lì? Ah. Vabbè, io sono un po' finita con la voce. Quindi leggo voi, e adesso leggo voi, eh. Era prima di cena, avevo fame, ok. Parliamo della palette, ma infatti la palette è interessante. Che colori hai usato? Te li ricordi? Quelli a caso che c'avevi magari già nella palette. Ecco, vedi? Ti è piaciuta? Come fine serata l'uovo fritto. Un po' pesante, dice, ci rimane sullo stomaco. Però, anche quando ci sono tanti colori. Un conto è sono mischiati, se sono mischiati creano dei toni neutri e quindi stanno bene tutti con tutti i toni neutri, praticamente. Il problema è mettere, un po' come ho fatto io con qualche video precedente, quello che mi avete fatto fare oppure quello che vale su tela. Prendi un colore super sparato e lo metti poi vicino a un altro super sparato, un altro super sparato, a quel punto viene solo, è solo chiasso. Tutto bello caldo, ocra, eh sì, infatti, però c'è anche la, secondo me anche la luce, perché se la cornice, cioè, dovrebbe essere bianca, mentre sembra giallina, rosina, quindi è anche un effetto della luce calda, credo. C'è anche una punta di quinacridone rosa. Addirittura Van Gogh, vedi che sta, ti stanno dicendo Enrico? Comunque io ho finito la voce, eh. Basta. L'opera è Namo a piano fritto, semicit, bellissima. Infatti sta salendo la quotazione, vediamo chi se lo giudica alla fine. Molto professionale questa voce rotta, vabbè. Sarebbe meglio non averla comunque, è un po' doloroso. Sì, ma io ce lo vedo questo in un museo a dire, questa è stata un'opera giovanile di non so chi. Sì, il moderatore è stato silenzioso, ma c'era. Ma c'è un po' di armonia in questi colori. Infatti, ma sai perché? Perché sono tutti no toni abbastanza neutri. E quindi quando volete andare sul sicuro, unite i toni neutri e state a posto. Eh no, deve essere già un nome famoso, se no non va bene. Vabbè, facciamo un bel ride per chiudere la serata. Canali consigliati, vediamo che fanno qua. Digitale, digitale. Uffa, fanno tutti digitale. Non fanno tradizionale.
Portare digitale live è più comodo, ma sicuramente, eh. Però a me piace, mi piace il tradizionale, non che il digitale non sia bello. Comunque, bellissimo format, come sempre, Shami, super professionale, grazie. Sono molto contenta che vi sia piaciuto. A me anche piace parlare di queste cose. Non è facile, è un pochino faticoso. Grazie, Deadlit. È un pochino faticoso e soprattutto per la voce. Però ogni tanto si può fare. Oggi che bei capelli che hai. Ma lo sai che quando sono stinti, veramente tanto stinti, alla luce normale fanno schifo. Però con le luci, diciamo, queste qui, artificiali, invece fanno un bell'effetto. Ciao Alessandra. Sto guardando un artista italiano di zero. Stranieri, qualcuno che fa tradizionale? Cioè. Sì, non lo so. Fate voi. Decidete voi. Sono troppo stanca. Appena torno a concentrarsi su se stessa, riprendo a fare casino. Nessuno ha notato la zampata del gatto. No. Dov'era? Allora, potrebbe essere uno di quei giochi, se indovini dov'è la zampata del gatto, sei più intelligente del 90% dei tuoi amici, quelle cose lì. Voglio trovarla. Sul cielo sta? In alto a destra, a sinistra? Format da ripetere, ok. L'uovo e basta, infatti, l'uovo è il punto focale di quest'opera, è l'uovo sicuramente. Ma una zampa di gatto reale o che si è creata da quelle macchie grigie? Arthur Gay ha staccato ma porta tradizionale ed è bravissimo. Ah, forse lo seguo pure. Al centro, quella circolare. No, non la vedo ancora. No, non reale, uno dei miei gatti mi ha passeggiato sul foglio. Ma sulla nuvola o al centro nella parte blu? Al centro tra le due parti scure. Ah! Cioè nella ferrovia? Dio, sono cotta. A me sembravano le parti scure invece, ma del gatto. Ciao Tati, buonanotte. Ah, mi dispiace che ti hai preso mal di testa. Comunque, prima che ve ne andate via tutti, volevo dire che io farò ancora un'altra live lunedì, prima delle vacanze di Natale. Quella di giovedì prossimo, 23, oddio, si potrebbe pure fare. Magari faccio un sondaggio, vediamo chi c'è. Non lo so, voi che dite? Le volete le live anche nelle feste? C'è un utente da bannare. Vai, vai, moderatore. È il tuo momento. Ti ho dato il colpo di grazia un pochino. No, no, mi hai risollevato perché almeno non mi sono dovuta sforzare troppo. Io voglio le live. Sì, ok. Perché ora che ci penso, lunedì, giovedì non. Bravo. Non cadono proprio di festività strette, cioè giovedì prossimo è il 23, lunedì sicuramente la faccio. Quella di giovedì probabile. E poi gli altri, boh, vedremo. No, basta, dai, il tuo ban della serata l'hai fatto, sii contenta, accontentati, non essere ingordo. E poi fai partire il raid perché io sono
Stanca. Non so chi rai dare. Vabbè, ma se stavolta non lo facciamo, tanto già ci siamo persi un sacco di gente. Io dipendo dalle feste come capita. Vabbè, piglia qualcuno a caso, sì. Più che altro io volevo, l'avrei voluto finire o quasi il mio sketchbook, ma entro la fine di dicembre, ma non penso che ci riuscirò perché mancano ancora. Questa settimana sono dovuta stare ferma. E non ho potuto dipingere, quindi ci sono tante pagine ancora, 2, 4, 6, ho più di una dozzina. Quindi non credo che riuscirò a finirlo entro la fine dell'anno. La prossima volta devo sbagliare anche gli accostamenti tonali. E infatti ti devi impegnare di più per fare una cosa orribile. Voi cercherete di disegnare di più durante le feste o già sapete che sarà ancora peggio perché troppi impegni, a parte che non so quanti impegni, pure un altro Natale sotto Covid, però ne approfitterete per dipingere o no? Io penso proprio di sì, anche perché non farò video per YouTube, ne farò uno entro la fine dell'anno invece di due. Insomma, rallenterò magari con i contenuti social per dedicarmi un pochino di più alla pittura e sistemare alcune cose, diciamo, tecniche. Ogni quanto dipingi durante la settimana? Non tutti i giorni, purtroppo. Secondo me 3-4 giorni a settimana, alla fine. A volte di più, raramente di meno. Questa settimana sono dovuta stare ferma per il collo. Però oggi ho disegnato un po' perché avevo il cavalletto, quindi si poteva fare. E domani sicuramente dipingerò perché ormai sto bene, dai, riesco a muovere il collo. Io mi sono ripromesso di concludere un corso sulla grisaglia d'olio, bene, e disegnare tantissimo. E dovete partecipare tutti ad Arte in un film, assolutamente, lo conoscete il giveaway di Greta? Se non lo conoscete andate nel suo Instagram. Andiamo qui e via, Krista Bug. Ok, vai. Fai pure partire. Greta, se vuoi intanto metti il tuo Instagram. Spamma il tuo Instagram e ci vediamo lunedì pomeriggio per la prossima diretta. Ho in mente il tema, ma non sono ancora sicura, però poi ve lo dirò su Instagram per la prossima diretta. Eccolo qua, l'Instagram di Greta. Mi raccomando perché è una bellissima iniziativa. Io ho già in mente cosa fare, appena mi passa tutto, mi metto all'opera. E fai partire il ride, se non è partito. Io neanche l'ho visto, ma va bene. Sì, va bene. Ciao cari, ciao a tutti.